Il ricordo e l'applauso del Cannarsa per le vittime del naufragio sulle coste calabresi di Cutro nel minuto di silenzio decretato dal fischietto lucano Lascaro di Matera. Buona presenza di pubblico sulle gradinate, con discreta affluenza anche di sostenitori dall'Alto Molise. La prima emozione la guadagnano gli ospiti in completo bianco. Errore nel disimpegno della retroguardia termolese su McNee. Ci mette una toppa il portiere lombardo, concedendo solo l'angolo. I giallorossi di casa soffrono la pressione alta e la rapidità di manovra degli avversari. Si affaccia il Termoli nell'area ospite solo al minuto 22, ma Carnevale fermato dalla bandierina del primo assistente. Calemme Pernella in area, piccola per Pier Federici. La sagoma del portiere adriatico lombardo evita la capitolazione per l'11 di Raffaele Esposito. Le ripartenze del Vasto Girardi sono sempre pericolose, stilettate per Sicignano e compagni. Filtrante improvviso e perfetto di Lorusso in verticale per Carnevale. Deve distendersi Petriccione sul destro ad incrociare applausi dal pubblico. Il tempo si chiude con una sortita in avanti del difensore Panaro. Lombardo c'è ma non rischia la presa. Dall'inizio del secondo tempo i giallorossi puntano al centro dell'attacco su El Auzi al posto di un impalpabile Basrak. Risponde Coletti con Fiori per Pier Federici sul binario destro. Il Termoli prende più fiducia nei propri mezzi, ma il Vasto Girardi risponde con un'azione ariosa. Al tiro Anton Giovanni dalla media distanza, palla in curva. Con il trascorrere dei minuti i reparti difensivi serrano le fila, le occasioni da ambo le parti latitano. Angolo di Caiazza per il Termoli al 31esimo, nel mucchio respinge con i guantoni Petriccione, al limite dell'area Carnevale non riesce ad incidere, sfera alta, si resta sullo 0-0. L'esterno Ciofi si ritrova la palla sul mancino dopo una mischia, ma dinanzi a Petriccione non mette a fuoco il mirino. Al 90esimo si accende la partita tra le due panchine, ne fanno le spese i due tecnici Coletti ed Esposito. Irremovibile il fischietto materano nella foga generale sul terreno di gioco. Dopo 5 minuti di recupero non succederà più nulla. Come all'andata, un punto per parte. Al Cannarsa finisce senza reti.